E poi, come vi ho raccontato, sono anche rimasto colpito dal camion in corsa che lo Spirito Santo ha fatto. È come se ci fosse stata una prima puntata, una seconda puntata e poi una terza puntata, o una seconda e una terza, più direttamente rispetto a quello di cui ci ha parlato lo Spirito attraverso Enzo la volta scorsa. Se vi ricordate, vi cito solo questo perché è passato queste due domeniche e potremmo anche avere il diritto di non ricordarci più perfettamente, Max ha esordito parlando della madre dei figli di Zebedeo che si avvicina a Gesù e chiede delle cose a Gesù, no? E vedete, questa donna aveva un progetto e ci teneva che questo progetto andasse in porto. La quale miglior persona chiede di far andare il progetto in porto se non Gesù, è ovvio. Per cui questa donna è andata da Gesù e lo sapete, si avvicina prostratosi, per cui diciamo l'atteggiamento esteriore, vederlo così, era diciamo, corretto, no? E Gesù le domanda cosa vuoi. E lei gli disse di che i miei due figli siedono, uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. E Gesù passa da che cosa vuoi tu a cosa volete voi. Okay? E Gesù qua dice, voi non sapete quello che chiedete. E senza riaddentrarmi in quello che Max ha detto molto molto bene, è molto interessante questo cambio di passo di Gesù che non si rivolge più a solo la donna, ma si rivolge a tutti quelli che stavano ascoltando. Okay? E dice una frase molto semplice: chiunque di voi abbia avuto dei figli l'ha detta, chiunque di voi abbia avuto delle persone sottoposte alla sua autorità l'ha detta. Non sai quello che stai chiedendo. Ok? Mi ricordo quando ero bambino, me ne ricordo tante cose, questa la posso dire in chiesa. Mi ricordo quando ero bambino, mio papà mi stava spiegando che io appunto ero un bambino e quindi non potevo fare quello che volevo, perché ero un bambino. Per cui quando sarei stato grande, se ne sarebbe riparlato, ma in quel momento lì mi toccava fare quello che diceva mio papà. E io ho chiesto a mio papà, ok, allora voglio sapere quando sarò grande, perché quel giorno lì vedrai. Mio papà mi ha detto, quando sarai grande ce ne accorgeremo. E siccome mi ricordo ancora che si stava parlando di bere, io volevo, mio papà mi diceva, basta. Io ho detto, bene, allora, quando sarò grande berrò tutto quello che vorrò. Che detto da un bambino, non so, 5, 6, 7 anni, è simpatico, pensi alla coca, all'acqua, alla Fanta. Poi, crescendo con gli anni, forse diciamo, il concetto era un pochino più complesso di quello che io stesso pensavo, no? E mio papà mi ha guardato, sorridendo, mi ha detto, non hai idea di quello che stai chiedendo, non hai idea di quello che stai pensando, non lo puoi sapere. Se un bambino di 5-6 anni, il tuo orizzonte degli eventi è quello lì, non hai idea. Non hai idea di cosa vuol dire essere adulto. Essere adulto vuol dire avere a che fare con gente come te. Essere adulto vuol dire avere problemi alla fine del mese. Essere adulto vuol dire invecchiare. Essere adulto vuol dire avere responsabilità. Che, bambino mio, ma non te li puoi neanche immaginare. Non te lo puoi neanche immaginare. Non ti puoi neanche immaginare, santa donna. Ma non te lo puoi neanche immaginare. Ma vieni qua, mi chiedi un figlio a destra, un figlio a sinistra. Ma come ti è venuto in mente? Come ti è venuto in mente? Come hai osato venire dal figlio di Dio a chiedere una cosa così? Ma cioè, non rispondo neanche. Ecco, non ti rispondo neanche. Infatti Gesù non ha risposto alla domanda, ma non ha detto sì, no. Ok? Gesù è andato avanti e ha detto, voi non sapete quello che chiedete, potete voi bere il calice che io so per bere, cioè, secondo voi, bambini, potete voi vivere la vita che vivo io da adulto e tutti in coro? Sì! No! No, voi berrete una parte, voi vivrete una parte delle esperienze che ho vissuto anch'io, certamente, ok? Ma
fino a un certo livello, oltre un certo livello, non avete proprio idea. Ecco, non tocca a voi, ma neanche a me, dice Gesù. È nel progetto di Dio, ok? In quel progetto che scorre immutabile da prima del tempo a dopo il tempo, ok? Per cui, poi sapete la storia di Cane Thomas, dopo ci sono i due ciechi che invece gridano, e loro, a loro Gesù lo dice: cieco, vuoi vedere? Ciccio, non hai idea di quello che dice. No, invece quella era una richiesta, diciamo, ragionevolissima, logica, agli occhi di Gesù, ok? Per cui al di là del fatto, diciamo, di quello che ha detto Mazza, di quello di cui abbiamo anche accennato molto, molto vagamente, molto, diciamo, lateralmente, domenica scorsa, rimane questo punto. Ci sono dei nostri desideri che noi portiamo a Dio, che Dio dice: ma tu non hai idea, ma tu non ti rendi, non so neanche come fare a spiegarti. Ecco, non te lo posso spiegare, perché sei un bambino di 5-6 anni, te ne devi stare. Ok, e quando la parola di Dio dice siate come piccoli fanciulli, tutti pensano a tutto quello che pensiamo normalmente, ma c'è anche questo fatto, c'è anche questo fatto in cui Dio dice te ne devi stare, lo fai perché te lo dico io, basta, chiuso, non esiste un metro perché ti possa spiegare, bambino mio, che tra 30 anni dovrai pagare le tasse, e poi tra 40 anni invecchierai, e tra 50 anni avrai dei problemi di cuore, e vedrai intorno a te la famiglia, la chiesa, e capirai. No, io e te non abbiamo un linguaggio in comune che mi permette di spiegarti queste cose. L'unica cosa che ti permetterà di capirlo è quando ci sarai. Io ci sono già, tu ci sarai, per cui per adesso statene. E alle volte questa è l'unica risposta che otteniamo da Dio. Non so neanche come fare a dirlo. È ovvio che quello che mi hai chiesto è sbagliato. È una sciocchezza. Se io fossi così crudele da concederti quello che mi hai chiesto, ti farebbe malissimo. E tu sei cieco. Sei un bambino. Hai le 20 di misure. Ok? E mi chiedi con tutto cuore delle cose che ti assicuro non esiste proprio. Non esiste proprio. E così ragionando a questo argomento, mi sono chiesto, ok, ma questo ti assicuro non esiste proprio. Come si fa poi? Il concetto è chiaro tu. Poi l'esempio genitore-bambino, ok? O potremmo scegliere ancora di un livello, ok? L'esempio padrone-animale, ok? Se uno mi si dice, non lo so, ma mi si dice che se uno desse, per esempio, ai cani tutto il mangiare che chiedono, diventerebbero 350 kg, perché non hanno il limite, più gliene dai, più ne mangia e va avanti così. Quindi a un certo punto il cane ti fa gli occhioni e scodinzola e tu non gliene dai. E ci può essere qualcuno che dice: ma che problema? Risposta 1, fatti tuoi, questa qui è sotto la mia responsabilità. Risposta numero 2, siccome la mia responsabilità, so io cosa devo fare. Questo deve mangiare 60 grammi da mangiare, punto. Ok? Per cui anche questa dinamica di apparente crudeltà, di apparente freddezza, di controllo, ok? Esiste l'amore, è un concetto banale, estremamente banale. Tutti i genitori lo dicono a tutti i figli, lo faccio per il tuo bene, e tutti i figli non lo capiscono, e tutto questo bene non sa cosa farsene, è banale, tipico, è giusto, è vero. Ma è così che Dio ci parla, ok? In questa fase della tua vita, questo no, ma non hai idea di quello che hai chiesto. Allora, poche parole, meno parole. Come si fa questo concetto che è chiaro a tutti, evidente, banale, persino pacchiano, a forza di ripeterlo? Dal punto di vista biblico, ci sono delle evidenze, ci sono delle prove, dei punti che io mi posso scrivere e ricordarmi quando chiederò qualcosa a Dio, o quando sentirò qualcosa a Dio e toccherà a me dire a queste persone: no. Ok, vedeci alcuni. Potrebbero essere molti di più, ma diciamo che mi vorrei fermare a quelli prima, e poi vediamo che tempo quando arriviamo. Il punto numero 1,
La ragione numero uno, le nostre preghiere non sono accettate quando non sono secondo la volontà di Dio. Le nostre preghiere non sono accettate quando non sono secondo la volontà di Dio. Il primo, se ve lo dico, probabilmente la prima cosa che vi viene in mente è: eh sì, bravo, bella forza. Quello che se gli dai solo quello che sei d'accordo di darmi, allora c'è, cioè, cosa vuol dire da fare? Okay? È molto di più di così. È molto di più di così. Se io so che, faccio sempre degli esempi con me bambino, okay? Se io so che mio padre non vuole che io fumi, o non vuole che io mi ubriachi, o non vuole che faccia queste cose qua, se io lo so, non andrò a chiedere al padre, fatti, dammi i soldi delle sigarette. Ok? Se io non so che mio padre non vuole che io fumi, da bambino, da ragazzino, potrei andare a mio padre a chiedere i soldi per le sigarette. E mio padre, se fosse di buon umore, potrebbe dirmi: come? Tu chiedi a me i soldi per le tue sigarette, ma sei fuori, ok? Qual è il punto debole di questo ragionamento, secondo voi? Qual è lo sbaglio? Il vero sbaglio? Qual è il vero sbaglio, secondo voi? E non conosce la volontà di Dio. Perché io sapessi già qual è la volontà di Dio, non gli chiederei una cosa che so che non è la sua volontà, ma non perché Dio è capriccioso e mi dà solo quello che gli gira, che è la sua volontà. No! Perché la sua volontà è il meglio che ci sia per me. Questo è l'aggancio. Perché non è su base di capriccio. Non è: non ti do i soldi per le sigarette perché mi gira così. No! Non ti do i soldi per le sigarette perché la mia volontà è che tu non fumi. E la mia volontà che tu non fumi è per il tuo bene. Perché io so che ti fa male. Non è che te li nego perché sono avaro, capriccioso, eccetera, eccetera. Ok? Non è nella mia volontà. Questo è il concetto. È il primo concetto di Dio. Se io chiedo una cosa che non è nella volontà di Dio, Dio non me la dà. Se me la deste, negherebbe il suo essere Dio. Sarebbe come un padre che, per far star zitto suo figlio, ti allunga 5 ore per comprare sigarette. Ma sarebbe una pazzia. Sarebbe una pazzia. Alcuni lo fanno. Sarebbe una pazzia, ok? Vuoi fare questo? Ma guarda, a un certo punto, guarda, fai quello che vuoi. Vabbè, dammi 50 euro. È una pazzia. Questo padre, questa madre, diciamo, disonora il suo essere padre e madre. L'essere padre e madre include farsi rompere le scatole dei figli. Ok? E essere Dio include avere dei figli che non sanno quello che stanno chiedendo, che non hanno idea della volontà di Dio per loro. Ok? Prima Giovanni 5,14, ve lo cito perché prende appunti, è un versetto molto importante. Dice: se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E il concetto è proprio questo. Io, a volte, mi sento parlare dal punto di vista: vabbè, certo, allora tutto inutile. No, non è questo il punto. Non è tutto inutile. Scopri qual è la sua volontà. E facendolo, capisci. Okay? I discepoli diverse volte, tanto per fare degli esempi un pochino più biblici, un pochino più staccati da noi, i discepoli diverse volte non pregarono secondo la volontà di Dio. Per esempio, i discepoli, mi sono finito alcuni esempi, hanno pregato per spirito di vendetta, per spirito di rivincita. Io ho ragione e tu no. Per esempio, i discepoli una volta in Luca 9 hanno pregato: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Gesù deve aver fatto: fuoco scenda dal cielo e consumi. Ma come? Ma come? Ma siete stati con me degli anni? Ma come? Okay. E infatti Gesù risponde: voi non sapete di quale spirito siete animati. Cioè, voi pensate di essere cristiani, ma siete fuori. Ma no, è il contrario. Ma poi da che pulpito? Ma poi il fuoco dal cielo? Ma come? Ok, ma come? Giobbe
ha supplicato Dio di farlo morire. E ne avrebbe avuto le ragioni, perché Giobbe ha perso tutto. E dal punto di vista di Giobbe, gliel'aveva tolto Dio. Non stiamo parlando della macchina o della moto, stiamo parlando di mogli e figli. Adesso, io non posso neanche concepire l'idea che Dio mi dica ti tolgo i figli. Non ci posso neanche pensare. Okay? Non voglio che succeda, non ci penso. Non è una cosa su cui voglio ragionare, ma e se ipoteticamente mi permettessi all'uno per un milione di pensarci mezzo secondo, penserei che la mia vita sarebbe molto molto diversa da quella di adesso, okay? Soprattutto se sapessi che è Dio che l'ha fatto. Sì, voi potreste venire, dovreste venire a consolarmi e dirmi, Angelo, c'è un progetto più grande. Grazie, ok? E Giobbe nel suo dolore ha supplicato Dio di prendere la tua vita. E Dio come ha risposto? In questo contesto così complesso, di morte, di figli, di perdita della casa, del lavoro, le piaghe, ok? No, questa tua richiesta è contraria alla mia volontà. Sei tu che pensi che la soluzione sia che io ti tolga la vita. No, la mia volontà è diversa. E infatti, la parola dice, il tuo cuore non si affretti a proferire il verbo davanti a Dio. Ve lo cito apposta in questa versione un pochino più antica, perché questo proferire il verbo è elegante, cioè non aver fretta di. Beh, sei andato a vedere qual è la volontà di Dio in un caso del genere. Ti sei informato, hai chiesto, prima di lamentare, o prima di fare il cristiano, fai da te. Sai qual è la volontà di Dio. Ok? Daniele, invece, per fare un esempio positivo, era uno che sapeva pregare nel modo giusto. Punto uno, Daniele andava nelle scritture e si informava su qual era la volontà di Dio. Ok? Capiva in che direzione andava, si sarebbe dovuto andare, capiva qual era la volontà di Dio, perlomeno a grandi linee, allora si buttava e pregava. Per esempio, Daniele 9,3 dice: volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche. Le preghiere e le suppliche vengono dopo studio, informazione, comprensione, ok? E in certi casi vengono anche invece. Uno non ci arriva neanche alle preghiere e alle suppliche, perché ha già capito come avrebbe dovuto fare, come si potrebbe fare, quello che vorrebbe Dio, eccetera, eccetera. Ragione numero due. Punto numero 3. Le nostre preghiere possono fallire quando hanno lo scopo di soddisfare i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre illusioni. È così difficile accettare che le mie illusioni rimarranno di illusione, che nella mia vita mi è successo diverse volte. Mi ero illuso, lo ridico. Le nostre preghiere possono fallire quando hanno lo scopo di soddisfare desideri, sogni e illusioni. Mi è successo nella mia vita di capire che quella lì era l'illusione che prima la lasciavo e meglio era. Okay? E di alcune di queste illusioni io ho molto insistito con Dio, ok? E Dio non ha risposto, perché era un po' come se io avessi detto a mio papà e a mia mamma: papà, mamma, fammi nuotare da qui alle Bahamas. Ma è talmente, non ti dico neanche no, cioè, papà, mamma, fammi saltare giù dall'Everest. Vabbè, poi ti passerà, ecco. È così. E tante delle mie risposte di Dio sono proprio legate a questo fatto. Sono legate al fatto che è una preghiera talmente basata sulle illusioni, sui miei sogni, e non vi dico le preghiere sui figli. Ok? Non vi dico le preghiere sui figli. Signore, fai così, Signore, fai così. Ma come, Signore, fai così, Signore, fai così? Tu fai il tuo, io faccio il mio, non lo fare. Ok? Questa cosa che hai in mente per i tuoi figli è un tuo sogno, una tua illusione. Se tu che non ci sei riuscito, adesso vuoi che ci riescano loro. Ma no, ma no.
informati su qual è la mia volontà, dice Dio. E poi ne rimaniamo. E infatti, Giacomo, al capitolo 4, versetto 3, dice: domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Questa traduzione, spendere nei vostri piaceri, in molti casi se ne sente parlare come spendere nei vostri piaceri, ok? È un concetto molto molto più ampio di così. Spendere i vostri piaceri non vuol dire solo postribolo, night, ubriachezza, gioco d'azzardo, ok? Vuol dire anche quello, ma non vuol dire solo quello. Spendere i vostri piaceri vuol dire: dammi, Dio, dammi qualcosa che me lo spendo come mi pare. L'atteggiamento del figlio al prodigo, no? Rubare, tu dammi che ci penso io. In certi casi, la storia ci insegna che Dio ti dà quello che gli hai chiesto. Ed è tipico del buon genitore. Anche lì, chi è stato chi è genitore lo sa benissimo. Alle volte, il bambino che vuol toccare il forno caldo o il ferro da stiro, vedono, toccare, e non lo toccare, toccalo. Sto parlando di quello, ok? Tu pensavi di essere più furbo, più grande, più intelligente, di sfidarmi? Sfidami pure. Prendi quello che hai chiesto. Ah, mamma mia, che sa. Infatti, me l'hai chiesto tu. Adesso resettiamo, ricominciamo da capo. Ti curo il dito, ti curo la ferita, eccetera, eccetera. Ricominciamo su un altro piano. Cominciamo sul piano in cui se io ti dico: non ti conviene fare questo, non ti conviene, credici, stattene, e questo credici, stattene, è la fede. La fede, questo concetto così difficile, così massiccio, è semplicissimo, è stattene. Te lo dico io, credici. E sempre nel mio modo di pensare, dico: ok, fin qua ho capito, va bene, ok. Ma come faccio a accorgermi, sempre che io sia onesto? Ok, alle volte non lo so. Ma quando sono onesto, come faccio a accorgermi che sinceramente sto chiedendo qualcosa che invece è per i miei piaceri, che per i miei sogni, per le mie illusioni? E non è... Come faccio? Sono convinto che lo sia. Come faccio ad accorgermi? Una delle prove che la mia richiesta è basata sul mio desiderio, il mio sogno, sulla mia illusione, è il modo in cui gestisco ritardi e rifiuti da parte di te. Questo vale per me. Okay. Se il ritardo mi sembra inaccettabile, mi lamento, Dio mi risponde, è una vergogna, e ben insomma, dove ora mangio da solo. O se Dio dice di no, ecco, ma come no? Ma insomma, non è vero, ma Dio non ti rendi conto, io è così. Ecco, questo in me ho pensato, è un segno di misura, è un metro di misura del fatto che quello che sto chiedendo non è quello, non era la volontà di Dio. Ok? In Isaia 58,3 c'è un bellissimo versetto, anche questo non lo cito così velocemente, in cui il popolo di Israele dice: perché quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Perché quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Cioè, il popolo ha digiunato e si è lamentato e si è umiliato e accusa Dio di: come? Sono umiliato, ho digiunato, ho pregato. Qui, io ho fatto il mio. Ora, come sei tu? Questo è un metro di misura del fatto che la mia richiesta è una richiesta basata su sogni e illusioni. I sogni e illusioni, l'ho detto prima, lo ridico molto molto brevemente, possono essere davvero massicci. Perché se il sogno e l'illusione è quello di avere una Ferrari o una Maserati, vabbè, qualche ce l'hai, non è che ti cambia granché. Se ti cambia granché, allora comincia a essere un problema, perché se la tua identità
vendere per possedere la Ferrari, la Maserati oppure no, ecco, allora lì andiamo un pochino più nel profondo. Ma desideri, sogni e illusioni possono avere a che fare con tutte le aree della vita. Per esempio, il lavoro, lo stipendio, le persone con cui esco, con cui mi fidanzo, con cui mi sposo, avere figli, non avere figli, quanti figli avere, quanti figli non avere. Faccio questa cosa per conto mio oppure no? Chiedo, faccio un impegno per fare questa cosa in chiesa, dico per dire che tutti costeranno un certo tempo oppure no? Non lo faccio, lo faccio, non lo faccio. Tutte queste cose fanno parte dei miei desideri, dei miei sogni e delle mie illusioni. Alcuni di questi, lo dicevo prima, sono illusioni, perché io ho 55 anni e certe cose che facevo a 25, posso chiederlo fino a domani. Ma è un'illusione perché piace a me, perché io ho voglia di fare questa cosa. Non è un progetto di Dio. Non succederà. Non succederà. Non troverai la persona, non avrai figli, lavoro, non lavoro, salario, non lo so. Succederà quello che Dio vuole. È quello che vuoi tu. Non succederà. E ogni tanto, e rimango sempre così un po', diciamo, in superficie, perché non è stato neanche il momento di andare veramente in un modo molto profondo. Ma siccome io mi ricordo, io ho un'eccellente memoria, che di solito è una buona cosa, non sempre, e ho difficoltà a dimenticarmi di certe cose, io mi ricordo perfettamente di alcune cose che ho chiesto ai miei genitori o che ho provato ad avere in tutti i modi, o più avanti, più cristiani, ho chiesto a Dio ripetutissimamente e non le ho ottenute. Non ce l'ho. E dopo 10, 20 anni o 30 anni, alle volte, a dormire, mentre guido, mi viene la pancia, come si dice in genovese, l'ansia, perché penso, se le avessi avute, sarebbe stato un disastro. Okay? Meno male che non le ho avute. Meno male che non mi è successo come ho desiderato. Meno male, perché se fosse successo, sarebbe stato un disastro. E allo stesso modo, parlo sempre per me, parlo sempre per me, allo stesso modo dico, e certe cose che ho ottenuto, che me le sono fatte da solo, che me le sono tirate su, che ho fatto di tutto, come si dice in francese, di piede, ma con i piedi e con le mani, ok? Poi l'ho avuto. Sono stato un disastro. Mi hanno dato una svolta nella mia vita, da cui poi per tornare indietro sulla rotta buona. Ma ci è voluto, e alcuni danni non hanno mai potuto essere la risposta. Molte volte è talmente difficile sentirsi dire no o non sentirsi dire niente che la tentazione è quella di chiedere qualcosa di un altro. Okay? È tipico, bambino è tipico, infatti i genitori sanno, bisogna sempre mettersi d'accordo prima, papà e mamma, mamma e papà. Se non hai avuto il tempo di metterti d'accordo prima, perché i figli sono furbi e ti beccano anche in contropiede, tipo se appena tornato da un viaggio all'estero, non ho potuto mettermi d'accordo, non so neanche di cosa stiamo parlando. Papi, cosa dici? Prima risposta è: cosa dice mami? Ok, prima risposta è: cosa dice papi? Perché la tentazione è quella di chiedere la parte di un altro. Ora, anche lì, rimaniamo a un livello culto da domenica mattina, senza scendere troppissimo. Ok, e chi è il mio qualche un altro, se non è Dio, chi è? Se Dio mi dice di no, o mi dice aspetta o non mi dice niente, perché la domanda è veramente fuori, okay. A chi altro io lo chiedo? Ognuno di noi probabilmente ha una risposta da dare, o più risposte da dare. Questa è una cosa che offende terribilmente Dio, è una delle 10 cose
i 10 ordini che Dio ci ha dato dicendoci tu questo non lo fai. Ok? Lo chiedo a me, lavoro di più, mi sforzo di più, mi arrangio, dimagrisco così sono più bella, mi metto, faccio i muscoli così sono più bello e troverò la fidanzata, dico per dire, o sgomito per la carriera così avrò uno stipendio migliore. Ma mica sbagliato uno stipendio migliore. Neanche i muscoli, neanche dimagrire. Tutte cose giuste, se sono la volontà di Dio, questo è il difetto. Ok, penso che abbiamo detto, no, finisco la cosa del chiedere agli altri, per cui il rischio è anche di richiederlo a diverse persone, ok? Anche tra di noi, ma non so, secondo te, questa cosa. Può anche darsi che la persona che io trovo mi dica, ma no, non è una buona idea, sì, ti farebbe bene, ah, Dio non mi ha detto niente, ma lui mi ha detto che è una buona idea, quindi vale, e lo faccio. E poi quando eventualmente si scoprisse che non va bene, io ho anche il titolo di dire, uè Dio, chiama, io te l'ho chiesto, non mi ha risposto niente, l'ho chiesto a lui, e lui mi ha detto di sì, io sono andato, ok? Che non è il modo giusto di fare le cose. Ok? Perché chiedere a un compagno di scuola, farsi dare il permesso da un compagno di scuola, non è come farsi dare il permesso dal papà e dalla mamma. Non lo è. Ok? È chiaro a tutti. Tranne quando tocca a me. Allora, è un pochino meno chiaro. Terzo punto, e siamo già oltre la metà. Le nostre preghiere possono essere rifiutate quando non mostriamo diligenza, quando non siamo diligenti. Le nostre preghiere possono non essere ascoltate quando non siamo diligenti, che è il difetto tipico dello zio ricco. Okay? Io ho uno zio, io no, supponendo che avessi uno zio ricco, lo zio ricco è lo zio ricco. Tu vai allo zio ricco e dici, Dio, c'è mica 5.000 euro, solo zio una volta ti dà 5.000 euro. Okay. Semplice, non devo fare granché. Okay. Siccome Dio è ricchissimo, è lo zio più ricco che esista, molte volte il mio atteggiamento nei suoi confronti è così. Mi voglio comprare una casa, mi dovrei veramente sbattere, seriamente. Ho pure idea, lo chiedo allo zio ricco. Lo zio ricco. Quei 200.000 euro, dovrebbe sì, se vuole me li dà. Ok? Quando lo ti dico, mi dai 200.000 euro e compro la casa. Chi più felice di me? Ok? Questo atteggiamento, alle volte, ce lo aspettiamo anche da Dio. Ok? Alle volte ci aspettiamo che le nostre preghiere convincano Dio a lavorare per noi. Mentre noi siamo lì tranquilli e aspettiamo che lui lo faccia, perché in fondo, diciamoci la verità, Dio è onnipotente, fa quello che vuole. Per cui devo solo aspettare e lasciarlo fare. Quando ha fatto il lavoro, tutto a posto. Lì per lì, diciamo, detta così, o anche con dei paroloni un pochino più massicci, sembra anche una gran bella teologia. In fondo, Dio onnipotente è vero, fa quello che vuole è vero, okay? È ben presentato, ma è veramente fare. Dio in più di un caso, la sua parola dice che lui non vuole mendicanti vivi. Diciamo, riformulo alcune parole che sono tradotte in modo diverso. Ok? Dio non vuole nemmeno, non è nel suo progetto essere caritatevole per chi rifiuta di andare a fare. È un concetto molto fine. Un ramo del cristianesimo ha preso la strada delle buone opere, per cui quello che io ottengo dipende dalle mie buone opere. Se mi comporto bene, se lavoro, se faccio, funzionerà. Un altro ramo del cristianesimo ha preso il ramo opposto, ha preso la direzione opposta. Le buone opere non portano niente, assolutamente, solo per fede, no, 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 non bisogna fare niente. Entrambi sono un'esagerazione. La parola di Dio sta in mezzo. La parola di Dio vi dice credere per poi agire. Agire in che senso esattamente?
visto che non c'è niente da meritare. In seconda Tessalonicesi, c'è un versetto chiaro, al capitolo 3, versetto 10, che si cita molto spesso per i fannulloni, e dice: infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo: se qualcuno non può lavorare, neppure deve mangiare. Ok? Cioè, è un invito a chi è un fannullone. Ecco. Ma nella parola di Dio il concetto di aggiungere sudore all'acqua è un concetto molto chiaro: aggiungere sudore alle lacrime. Io ho un problema. Facciamo un esempio. Supponiamo che abbia un problema di gioco. Io mi gioco si prende le macchinette. Ok? Mi rendo conto che è sbagliato. Mi rendo conto che è sbagliato in tutti i modi. Da un punto di vista etico, familiare, sociale, cristiano, spirituale, ok? Chiedo a Dio di aiutarmi a smettere. Ve ne parlo. Vi dico: sentite, fratello, io ho problemi con le macchinette, non riesco a smettere, mi gioco lo stipendio, devo divorziare, i miei figli devono trovarsi un lavoro perché mi bombardano tutti i soldi, aiutatemi, ve lo dico, pregate per me. Tutto a posto. Fin qui abbiamo fatto bene. Dopodiché io esco con 500 euro in tasca, passo davanti al bar, entro dal bar e mi gioco 500 euro. Poi esco dal bar, sì, però, oh Dio, scusa, i famosi angeli con spada fiammeggiante per impedirmi di entrare al bar, dove li hai messi? Oppure è colpa vostra, perché voi non avete pregato abbastanza fedelmente, non mi avete aiutato. Io vi ho chiesto una mano e voi non l'avete data. E tutto questo è contrarissimo alla volontà di Dio. Okay? Il primo che deve agitarsi per vedere quello che ha chiesto a Dio, mettersi in pratica, sono io. Perché è la mia volontà santificata, è il mio uomo nuovo che Dio vuole vedere crescere. L'uomo vecchio si giocava 500 euro in macchinetta. L'uomo nuovo, no. Allora, facciamo crescere l'uomo nuovo, pian pianino. Dai! Forza, magari per un po' dovrei uscire senza soldi in tasca. Magari per un po', conosco uno che l'ha chiesto a sua moglie, tua moglie ti porta a lavorare, ti prende da casa, ti porta a lavorare. Poi ti prende da lavorare e ti riporta a casa. Così almeno sei sicuro di non passare davanti al bar con i tuoi amici con le macchinette. Dico per dire, cioè bisogna progettare questa cosa, cioè bisogna metterci del proprio per far crescere l'uomo nuovo. Uno dei bei versetti a questo proposito è un versetto di Giosuè. Giosuè è stato sconfitto una volta e gli ha digiunato, si è messo la cenere sulla testa, eccetera, eccetera, e ha passato la notte inginocchiato a prostrarsi, a gemere e a lamentarsi per la sconfitta del popolo israele. Dio non dice niente tutta la notte. Aspetta, che Giosuè geme, si mette la cenere, eccetera, eccetera. E alla fine la parola che Dio gli rivolge è questa, Giosuè 7, 10, 13, dice: alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Come perché? 10 ore che prego, non hai sentito? Israele ha peccato, alzati, santifica il popolo. La risposta di Dio arriva quando arriva, ok? Non è neanche legatissima con quello che Giosuè ha chiesto e soprattutto indica una strada diversa. Non indica la strada del già, più spade, più scudi, più esercizi, eh? No. La risposta è: Israele ha peccato, alzati, santifica il popolo. La ragione per cui hai stato sconfitto in guerra è che avete peccato. Per cui la soluzione non è fare meglio la guerra, la soluzione è fare un passo indietro e santificare il popolo. Poi ne riparliamo. Ok? Perché tu sei andato a me, ma non me l'hai chiesto. Non ne hai parlato con me. E soprattutto non hai tenuto conto del fatto che dietro c'erano dei peccati. E i peccati che sono dietro agiscono come un'acqua. Uno può avere tutte le vie, tutto il motore, tutta la barca che vuole,
ma se ara, cioè se allarga il mare e attira sul fondo, prima o poi spari qualcosa, e soprattutto non vai da nessuna parte. E i peccati che io ho e che porto con me davanti a Dio e che Dio vede quando gli chiedo le cose, sono una delle grandi ragioni per cui le mie preghiere, come diceva la signora Frasch, non superano il soffitto. Ok? Uno dei nomi di Dio, vedete quale Shaddai, quale no? Uno dei nomi di Dio è rivelatore di segreti, lo dice in Daniele. Dio è un rivelatore di segreti. Io appena io apro la bocca per chiedergli una cosa, subito mi fa venire in mente, sì, però. Qua non sistemiamo. No, no, sì, però prima, no. Prima sistemiamo. Prima ti alzi e vai a santificare il popolo, perché il popolo ha peccato. E più cerco di nascondere i miei peccati, più sicuramente, certamente, Dio mi farà venire alla luce. Ok? Vi cito molto brevemente, non voglio occupare troppo tempo, il Salmo 90, quando dice: tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Cioè Dio fa venire fuori. Mi stai chiedendo, ma ti stai comportando? No, ok, no. Quarto motivo, che è, diciamo, sì, forse è l'ultimo o è l'ultimo, stamattina, questo è mai. Il resto potremmo parlare. Le nostre preghiere possono essere infrante da un segreto rancore. Le nostre preghiere possono essere infrante, possono non essere ascoltate perché io nel mio cuore ho un rancore contro qualcuno, ho una difficoltà. Prima Pietro 2 dice, Prima Pietro 2, da 1 a 2 dice: sbarazzandoci di ogni cattiveria, di ogni imbroglio, dell'ipocrisia, dell'invidia, delle maldicenze, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Prima Timoteo 2,8 dice: Io voglio che gli uomini preghino in ogni luogo, che vuol dire in qualunque posto, cioè non solo la chiesa, ma vuole anche dire in qualunque contesto, ok? Alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Se le mie mani non sono pure, se ho ira, se ho dispute, se ho delle cattiverie di cui non mi sono sbarazzato, se ho degli imbrogli di cui non mi sono sbarazzato, se ho delle ipocrisie, di cui non mi sono sbarazzato, delle invidie di cui non mi sono sbarazzato, delle maldicenze di cui non mi sono sbarazzato. Non perdonando i peccati commessi contro di noi, infatti, rendiamo impossibile a Dio di perdonarci e di benedirci. È talmente semplice, è talmente lineare, che mi domando come ho fatto a non pensarci prima. E infatti, il Padre nostro dice chiaramente: perdona a noi, quindi ascolta la preghiera, come noi perdoniamo agli altri. Alcuni rancori, alcune diffidenze, alcune scontenti, alcune ire, maldicenze, imbrogli, tutte queste cose qua hanno origini in tante parti del nostro essere. Alcune tipiche hanno origine in un contesto come questo, di una chiesa, ok? È tipico. Per cui dobbiamo guardare un po' di qua e un po' di là. Okay? E se c'è no, da nessuna parte è scritto: se tua suocera ti ha detto, allora non conta, quello non conta cattiveria, quello giusto, fai bene, vai vale addosso. Se, no, quello è grave, quello no, quello Dio ti perdona, vabbè, sì, quello è escluso. Ecco, non c'è scritto da nessuna parte.
non c'è scritto neanche chi ha ragione. Non c'è scritto chi ha ragione. C'è scritto che poi dopo si può lavorare su chi ha ragione. Quello sì. Ma prima, nel mio rapporto con Dio, nelle mie richieste, nelle mie preghiere, prima io mi devo liberare di queste cose. Il che vuol dire andare dalle persone e dire guarda, sì, no, boh, capito male, forse sì. Però ti voglio dire che secondo me è così. E se è così, oggi io dichiaro che questa cosa per me non esiste più, cioè sono fidato. Se non è così, scusa perché sono stupido e ho preso un'anima della vita che invece avrei dovuto sistemare una vita. Ok? È molto interessante vedere che l'esperienza di poca fede e di testardaggine e di cecità e di orgoglio e di no, io ho ragione, di Giona ha fatto rischiare la pelle a un sacco di energie. Ok? E succede così anche a noi. Li facciamo rischiare la pelle alle nostre mogli, ai nostri mariti, ai nostri figli, ai nostri genitori, alle persone intorno a noi. Le nostre mancanze, non siamo gli unici che portano il peso delle nostre mancanze. Non lo siamo. Se lo fossimo, Dio avrebbe comunque una risposta per noi. Ma non è neanche vero questo. Per cui è ancora più serio, è una cosa veramente importante. È per questo che Dio non risponde a volte. Perché dice no, tu hai appena messo il mio con tua sorella di là in camera, io ti ho visto, ti ho sentito, e vieni qua adesso a chiedermi perfettino. No, tu hai appena detto queste cose a tua moglie, tu sei portata così con tuo marito, tu, e vieni qui, secondo te non me ne sono accorto. Ok? E infatti, per sistemare una cosa con Giona, dovuto prendere Giona e buttarlo in mare. Okay? Quando ho buttato Giona in mare, improvvisamente il contesto è cambiato. Perché è cambiato? Perché si è identificato il problema. Prima di tutto in Giona stesso. È Giona che ha detto, sentite, beh no, sì, in effetti sono io. Questo è stato il primo passo per la vittoria. Una vittoria gigantesca nella vita di Giona. Il primo passo è stato quello di dire, nessuno se ne accorge. Sono io. Scusate, sono io. Cosa dobbiamo fare? Aiutate di fare. E da lì, senza sapere quello che sono venuto dopo, sono venute un sacco di altre belle cose. La pazienza, un po' l'accennato, stabilire come Dio si deve rispondere, un po' l'accennato. E vado avanti e concludo. Chi chiede con fede va avanti nella speranza. Chi fa le risposte e fai da te vuol dire che non ha chiesto con fede. Ok? Chi verifica, chi controlla, chi misura come Dio risponde, parlo sempre per me, in realtà non si fida di Dio. È un'idea molto molto semplice. Se io mi fido di qualcuno, gli do le chiavi della macchina, di casa, gli dico, ma se dice, no, non puoi neanche sapere, vai. Vai, quando hai finito la ricorda. Sto tranquillo. Non voglio neanche saperlo. Se non mi fido di qualcuno, sento il bisogno, allora, sì, ma, ok. Ricordo, fammi pieno, lasciarmela, pulisci un po' dentro, a bottino, per favore, non facciamo stupidaggini. Queste raccomandazioni non le farei a uno di cui mi fido, okay? Non verificherei. Se io mi raccomando con Dio, se io controllo come, quando e perché risponde, è perché di base non mi fido. E se mi fido, basta, ci pensa lui. Okay? Le persone che chiedono con fede vanno avanti nella speranza. Isaia 30:15 dice: nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. E un fratello, tra l'altro deceduto 2 o 3 anni fa, relativamente recente, ha scritto una frase che secondo me è veramente bellissima: dice, le promesse di Dio sono come il ghiaccio su un lago gelato. Egli, Dio, dice che ci sosterrà. Il credente ci cammina sopra con coraggio, mentre l'incredulo ci cammina sopra con paura, temendo che
che gli si rompa sotto i piedi da un momento all'altro, il lago lo inghiotta e lui annichi. Il contesto è lo stesso, il ghiaccio è lo spessore è lo stesso, ma chi si fida piglierà, chi non si fida è l'esperienza più brutta della sua vita. Ok? È questo. Se in questo momento non sento nulla da parte di Dio, mi dovrei fare delle domande, mi dovrei chiedere perché. Ok? Forse ho già deciso lì, ho già preso delle strade, da cui in un modo o in un altro devo staccarmi. Sono delle strade da cui non è facile staccarsi. Impossibile a volte. Bisogna trovarne allora un'altra nuova, che sia di nuovo della volontà di Dio. Ok? E l'ultima cosina, e con questo concludo, ok, non ci sia altro da dire. Ok, fin qui più o meno a me sembra chiaro. Ma cosa posso fare io per Dio? Cosa posso fare io per Dio? E anche lì mi è venuto in mente un paio di casi in cui i miei genitori mi hanno detto quello che mi vogliono da te. Scusa, grazie, a seconda dei casi. Mi ricordo un caso particolare in cui ho divelto la macchina di mio padre, ho distrutto la macchina di mio padre. La mia prima reazione è stata di emigrare in Patagonia, ma la seconda reazione è stata quella di andare a mio padre e dirgli, ecco, ho rotto tutto, ma te la ripagherò. È carino che un ragazzo mica solo detto la ripagherò, è ingenuo perché non ce l'abbiamo mai avuti quei soldi, ok? Però in fondo potrebbe anche essere una reazione così per dire non è che non mi interessa. E mio padre mi ricorda che mi ha detto, ok, grazie, capisco l'atteggiamento con cui lo dici, ma non è questo che voglio. A me non mi importa niente di pagarmi la macchina. Se me la ripagherò, me la ripagherò. Boh, è un danno che la famiglia pagherà, certo. Però finisce lì. Quello che voglio da te è scusa. Quello che voglio da te è pentimento. Quello che voglio da te è gratitudine. È questo che Dio vuole da me. Questo è il pagamento. Quello che possiamo dare a Dio. E in particolare all'interno del ringraziamento, della lode. Questo è quello che posso dare a Dio. Ed è questo quello che Dio si aspetta.